mancano le persone all'appello, quindi... Abbiamo solo bisogno del tappetino, meravigliosa, è proprio, cioè, senza problemi, lo dico perché tanto conosco il personaggio, basta il tappetino, non ci serve nient'altro. Di là invece sta per iniziare, se non sbaglio, sullo step, sì, Balash Fuseshi. Subito dopo Elisabetta Cinelli, qui avremo l'aerobica con Benoit Mallet, mamma mia, ce la faremo? Sì, ce la faremo. Benoit Mallet qui con l'aerobica, purtroppo... il tempo ci ha dovuto far trovare sistemazioni diverse, e invece di là avremo ancora lo step con Patrizia Vincenzi, e poi la giornata continuerà a mezzogiorno e 50. Vi ricordo che c'è un break fino alle 2:30, poi alle 2:30 si riprende qua di nuovo con l'aerobica di Benoit e Esther Albini invece nell'altro palco. Che dire, godiamocela, divertiamoci, ieri sera ci siamo trovati lì al bar a fare due risate, questa sera invece saremo nel grande teatro che c'è qui in questa location incredibile, il teatro è veramente spettacolare, noi cercheremo di darvi un vero spettacolo come non lo avete mai visto a una convention di fitness, vediamo di divertirci insieme, ma godetevela con Elisabetta Cinelli, un applauso, grazie, buona giornata. Piedi o
non sono perfetta, capisci te? Ripeti ancora due volte, belli sorridenti, gli occhi davanti un po' voci, eh? Porto le braccia fuori, inspiro e all'est scendo, sulla destra e sulla sinistra. Benissimo. Mantenete gli allineamenti, la testa e il collo, la linea delle spalle. Ancora due. Da qui sali con le braccia, prendi l'aria e senza srotolare, vieni in avanti con la schiena in allungamento, rilassa la testa e ritorna su facendo partire per prima le braccia e risalendo. E ripetiamo, inspiro, salgo, scoop addominale, mi allungo in avanti, rilasso la testa e ritorno su in massimo allungo assiale. E abbasso le braccia e da qui inspiro. E ritorno, cambia il braccio. Ancora 4, 3, ultimi 2. Ultima ripetizione, poi da qua porto le braccia fuori e inizio a sollevare il ginocchio avvicinandolo al gomito omolaterale. Scatti, cercate di eseguire tutto in maniera fluida e graduale. Ancora 3 ripetizioni. Poi ti fermi, sali, adesso roll down, srotola la colonna, ruota sulla destra e ritorna su. Inspira, roll down, ruota sulla sinistra e srotola la colonna. E da qui passa la gamba sinistra dietro, prendi l'aria, al soffio dell'aria scavi un piccolo solco con l'alluce portando la gamba tesa avanti e ritorni sempre col tallone a terra. Ancora 2, da qui ruoti, note già, gamba sinistra, cerca di allontanare, dissociare il femore in questi piccoli batman, piccoli piccoli, ancora, mantieni sempre le braccia tese, salute, poi mi fermo, rondeggiamo, di nuovo con la gamba destra, ne faccio solo 4, soffia e 4, 3, tieni bene l'allungamento, al prossimo porta la gamba fuori, 4, tieni bene il centro, ti fermi, ruoti la gamba avanti e la lasci dietro, flessa. Attenzione, inspiro, piego l'altra gamba, soffio ed estendo dietro. Inspiro, piego la gamba sotto che ci sostiene, soffio ed estendo. Ancora 2. L'ultima volta. Da qua, la extra ruoto in avanti e la riappoggio dietro alla sinistra, dall'altra parte. Cercate di non mollare le braccia, non ci pensate, vai fuori. Facevi fuori l'unico uomo, esatto. Piccolissimo round già, metti la gamba, appoggiala, prendi l'aria, piega la gamba, espira, stendi quella dietro e di nuovo, piega quella sotto che ti sostiene. Nel frattempo mantieni bene 5 principi posturali. La lasci qua, la distendi avanti in extra rotazione, la appoggi, respiri e ti allunghi avanti. Rilassa la testa, srotola la colonna in salita, piede destro davanti al sinistro, dammene solo 2. Vai fuori. Due piccolissimi row, un altro, e sistema la gamba dietro, espira e distendi e cerca di scendere di più con il busto avanti. L'ultima ripetizione. E adesso appoggia la gamba destra dietro la sinistra. Soffia l'aria e prova a portare più
sali su rete e ritorni. Inspira, allunga avanti. Ritorna su, piede sinistro davanti al destro e andiamo. Bene, vai fuori. Due piccolissimi rock. Lascia la gamba flessa, prendi l'aria e vieni avanti. Bene, ancora due. L'ultima volta. Da qui, l'extra ruoti avanti, la ruoti, abbassi le braccia e spingi nelle vene. E ritorni, sali, allunga. Destro avanti, ancora due, andiamo. Vedi che piano piano la gamba sale un po' di più. No? Paio, lascia la gamba flessa, inspiro, mi allungo e due estensioni. Mi fermo, l'extra ruota avanti e l'appoggio dietro. Batman. Quattro. 3, 2, e ora flettila qua, attenzione, inspiro verso le leve e cadi sulla destra, ancora due cerchi, gambe ricaricate, prendi l'aria, pavimento e ti appoggiali, cerca di appoggiarli sempre più verso l'interno, poi rimani su, soffi l'aria, spine twist e ritorni, ancora due, stendi le gambe, piega e torna al centro, estensione, piano, giù, rilassa la testa e ritorna su in allungo, piede sinistro davanti al destro, pronti a partire, soffio l'aria e ha! Vai fuori, però un altro e stabilizzi, inspiro e fuori l'aria e ritorna, come va? Estendi la gamba avanti, ruotala e appoggiala dietro. Batman. 4, 3, 2, equilibrio, inspiro, salgo e stendo la gamba, due cerchi e il resto, scendo, ancora due, bravissimi, rimani qua. Piega bene le gambe, un soffio e ritorna, al prossimo rimani su, inspira, spine twist, ancora due, tieni bene la testa ferma e allungo, stendi le gambe, piega e ritorna e di nuovo estensione. Rilassa la testa e ritorna su per l'ultima volta la gamba destra avanti. Una sola ripetizione. Inspiro, mi preparo e vai fuori. Round 1. Mi fermo. Espiro, estensione. La porto avanti, fluido, l'appoggio dietro. Due Batman e mi sistemo. Allungo, stendo e due cerchi. E rimani giù, stacca i talloni, due soli spine twist. Bravissimi, ultimo. Stendi le gambe, piega e ritorna ed estendi avanti. Risali. La sinistra avanti, abbiamo l'ultimo giro a sinistra, pronti a partire e
porto la gamba avanti, salgo e due cerchi, vieni, e da qui scendo, piego, stabilizzo, soffio l'aria, appoggio, allungo, ritorno, di nuovo, scendi avanti, attenzione, fermo giù, cammina con le mani avanti, fermati in plank, solleva in allungo la gamba destra e al soffio 4 kick sulla coscia, tieni bene il centro attivato, appoggia il piede, sali con la gamba sinistra, ripeti, ancora due, da qui scendi lentamente al pavimento portando le braccia fuori, inspira e sali su in estensione, busto e gambe, cercate di tenere il mento basso, poi rimani su, guarda avanti, espira, fletti una gamba dopo l'altra, tieni bene le scapole chiuse, piede in flex, ti fermi, gambe in alto, braccia avanti, prendi l'aria, scendi, soffi e sali, inspiro, scendo, salgo, ancora due, l'ultima ripetizione, da su, appoggia le mani, appoggia le gambe e fletti la gamba destra, al soffio dell'aria attiva il centro, stacca il ginocchio destro e porta il piede destro verso la mano sinistra, e ritorna, stendi la gamba, fletti la sinistra, staccala dal pavimento e ruota avvicinando il piede alla mano, e ritorno, lo ripeto ancora due volte, stacco la destra, sempre di più, bravissimi, e ritorno, lo ripeto con la gamba sinistra, dissocia al massimo il femore, e ritorno, bravi, appoggio le mani, mi porto nella posizione del cobra sulle ginocchia, e ritorno, tira bene dentro lo scoop e bravi, fallo ancora una volta e poi rimani nel cobra sul bacino e guarda in alto e ritorno, cobra sul bacino, guarda in alto, spingi le mani, l'ultima ripetizione, rimani su, appoggia intanto le dita dei piedi e sali nella posizione del cane e dalla posizione del cane slancia dietro la gamba destra e estendi l'anca, la prossima volta che hai la gamba sinistra su ti fermi, fai un piccolo jump sul piede destro e arriva nella posizione di svastica, prendi l'aria, espira, appoggia la mano destra e spingi il bacino avanti e ritorno e di nuovo e ritorno, ancora una, bravissimi, da qui scendiamo subito nel torpedo e iniziamo con la gamba superiore dei cerchiettini dietro, ultimi due, attenzione, prendi l'aria, vai sicuro avanti, soffia, extra ruota e appoggiala, inspiro, vai sicuro avanti, extra ruoto, appoggio, vai sicuro, extra ruoto, appoggio, ancora due, facciamo 6 ripetizioni di ciascuna, poi sollevo le gambe da terra, piccole abduzioni, nel frattempo
Piegate le gambe flesse, portatele sotto il bacino e sollevatevi in ginocchio. Prendi l'aria, scendi sulla destra. Porta le braccia in diagonale di fianco al tronco. Bravissimi, ancora due. Occhio, non mollare il gluteo. L'ultima ripetizione. E da qui porti le mani dietro il bacino, spingi e apri. Rimani lì. Fai salire solo il braccio sinistro al cielo e con la mano destra vai sul tallone destro. Richiama il braccio destro al cielo e fai un quadrupedia con le dita in appoggio e sali nel piano. Inizia ad estendere le anche a partire dalla gamba sinistra. Guardati le ginocchia. Rimani su con la gamba destra. Schiaccia bene la testa tra le braccia. Un piccolo jump ci porta nella svastica. Braccia qua. Prendo l'aria, mi allungo e sfila. E ritorno. Abbiamo tutti i piedi girati verso di là, verso la destra. Mi fermo e scivolo nel torpedo. Stabilizzo l'equilibrio. Chiudete bene le costole. Tirate bene dentro il centro. Poi come abbiamo fatto prima, attenzione, inspiro, fletto, bicycle, extra ruoto la gamba e la appoggio. Ancora. Cercate tutto, in tutti i movimenti, la dissociazione del femore, l'allungamento della colonna vertebrale e ovviamente la stabilità del centro. Stacca le gambe e inizia piccole abduzioni. Da questa posizione appoggio le mani e mi attivo, porto le gambe avanti e stabilizzo, abduzioni. Ora ci fermiamo un attimo avanti con le gambe piegate, prendiamo l'aria e portiamoci in avanti a disegnare una grande C. Ritorniamo su, una grande C. Cerca di camminare avanti con il busto, tira i piedi in volta, ritorna su, le braccia sono fuori, di nuovo la svastica sulla destra e abbassa le braccia. Non facciamo più la transizione, rimaniamo a terra. Pronti a partire? Vado avanti, prendo l'aria, mi allungo, espiro, sirenetta. Attenzione, prendo l'aria, inclino, soffio l'aria, scendo, stacco entrambi i piedi dal pavimento e ritorno, inspiro, sirenetta, inspira, inclino, soffio, push up, lo ripeto ancora una volta, da qua appoggiateli sull'avambraccio destro portando le gambe tese ma squadrate in avanti. Adesso ruota la gamba sinistra. Inspiro e point, soffio l'aria. Flex, flex, point, point. Flex, flex. Occhio qua, Non zitare, su bene. L'ultima volta, rimani in point. E da qui abbassa il braccio. Prendo l'aria, fleccio, stendo e abbasso la gamba. Attenti alla testa. Mi fermo giù, attenzione, inspiro, salgo con la gamba e fletto, stendo. Salgo con la gamba e fletto, stendo. Bravo. Volta.
ultimo, riallinea le gambe al busto, scendi giù e porta subito la gamba sinistra avanti. Cerca di tenere le scapole chiuse, al prossimo soffio dissocia il femore e fai un grande cerchio, senza flettere la gamba ma extra ruotandola. Extra ruotala. Ultima ripetizione, con l'aiuto delle mani mi sollevo, porto le gambe avanti e afferro le caviglie, espira, spingi bene su i talloni e ritorna, ancora, su su su, e ritorno, stabilizzati qua, tirate dentro l'ombelico e allontanate al massimo l'ombelico dai talloni. Sotto, sotto le caviglie, sotto. L'ultima volta tengo l'equilibrio. Stacco le braccia e inizio piccolissimi cross. 4, 3, 2, 1, appoggi i piedi e ruota di lato. Allunga, soffia l'aria. Mermaid, push up. Allungo e vengo bene avanti e
poi soffia l'aria, stacca il bacino e ruotalo a destra, e stacca il bacino e ruota a sinistra. E ogni volta prova a spingere le anche sempre più avanti, anche staccando un braccio. Piano piano vi faccio fare la spaccata, eh? Se si sta qui fino a luna ce la possiamo fare. Ancora due. Qualcuno c'è già, eh? Mi fermo, scarico. Da qua stendete le gambe avanti e portate il vostro avambraccio appoggiato a terra. Bravissimo. Prendi l'aria. Piede in flex e inspiro. Cambio la gamba. Ancora due. E come prima cambiamo. Saliamo in allungamento e tutto il movimento in forward. Cambio la gamba, salto, dissocio. Appoggio la gamba, prendo l'aria e scendo nel roll back. Le braccia vanno dietro la testa, inspira. Schiaccia l'imprint e vai verso i piedi. Allunga e di nuovo scendi. Solo un'altra ripetizione. Rimani qua. Porta le mani sotto il collo, pollice sotto il mento, le gambe sono parallele, attenti. Inspiro, estendo la colonna, soffio e ritorno. Dobbiamo attivare più forte il centro, ragazzi. L'estensione è all'incirca di 30 gradi. Alla prossima ti fermi in estensione e al soffio si shape, scendi, stendi le braccia al cielo, schiaccia l'imprint e ritorna su. Prendo l'aria e stendo, soffio, schiaccio, braccia al cielo, schiaccio l'imprint e ritorno su. Ancora uno. E alla prossima non stacchiamo mai le mani dalla nuca. Neck pull. Prendo l'aria esterno. Si scende. Attivo il centro e ritorno su. Una vertebra dopo l'altra. Estendo. Cercate di renderlo più fluido possibile. Estendo. L'ultima volta rimani giù. Porta le braccia lungo i fianchi. E ripeto, fletto, stendo e ritorno giù, fletto, stendo e ritorno giù, destra, sinistra, alternate il movimento, ne avete ancora due, poi il secondo, salgo in allungo e fletto, stendo, rimani sempre sulla stessa, lascia la staccata da terra, ti fermi, abbraccia con le mani la gamba destra, tirala verso di te, mantieni la bene spinta verso di te, prova a scendere e portarla dietro. E ora appoggi le mani a terra, la lasci su a 90 gradi. Espira, incrociala sopra la sinistra, prendi l'aria, aprila al massimo fino al pavimento. Cercate di tenere attivo il centro e da 90 gradi l'appoggiate giù. E adesso con l'altra, dissocia, porta la sua tesa e allunga, ancora tre. Sali, abbracciala sotto la coscia, tirala bene verso di te, anche dal polpaccio.
Inspira e al soffio dell'aria la incroci sulla destra. Prendi l'aria da apri e continui. Bravo. Tenete la testa ferma a terra, le braccia e le spalle stabilizzano. Appoggia la gamba parallela all'altra. Le braccia tese lungo i fianchi. Soffia l'aria e sali in crunch con le gambe a 30 gradi dal pavimento. Inspiro, torno. Soffio, salgo. E ritorno. Se riuscite, lo fate in neutro. Se non ce la fate, lo fate in imprint. L'ultima, il mare su. Appoggia le mani come delle ventosine e libera le gambe. Attenzione, doppio. Grazie.
sali e scendi. Inspira, sali. Soffia l'aria, scendi. Ripeti ancora due. Ultima volta. Quando scendi, appoggia le paralelle a terra extra rotate. Stendi le braccia dietro. Attenzione, al soffio dell'aria, sali con la colonna dritta come se fosse un bastone di legno e la gamba su extra rotata. E ritorno. Continua il movimento. Basic teaser. Finché non arrivi seduto.
inspiro, cambio, soffio e rotolo dietro e avanti. Inspiro, cambio, soffio, rotolo dietro e avanti. Ancora due. Ti fermi. Controlla di avere la gamba destra sopra la sinistra. Se non ce l'avete, cambiate. Appoggiate i piedini, ruotate l'altro braccio e siamo qua. Prendi l'aria, soffia e vai su e ti fermi e stai bene. Apri il braccio fuori e ora con calma dissocia la gamba destra, solleva. E ritorna. Scendi piano piano. Andiamo di nuovo, sali su. Apri il braccio. Guarda bene avanti, allunga e solleva. Scendo e ritorno. Ultima volta. Allungo. Stendi la gamba, transizione dall'altro lato. Mi preparo e salgo su. Allungo e sollevo, tieni, scendi e relax. Scendo e ritorno, l'ultima volta, dai che manca il pezzo meglio. Allungo e sollevo, poi scendo, mi fermo. Scivola la gamba destra, ma scivola, apri i fianchi e ti fermi. Aprite bene le anche, più possibile. Attenzione, ti ricordi prima quando abbiamo fatto i cerchi? Ne facciamo quattro, da destra, poi a sinistra. Allunga bene avanti. Adesso al prossimo, poggia le mani al lato della gamba, incrocia l'altra e spingi su senza aprire. Poi metti la retromarcia e torni dietro. E ti fermi qua. E cambiamo. In 4, 3, 2, incrocia. Non aprire la gamba ancora, rimani giù con la gamba. Retromarcia e ritorno. Quindi qualcuno ha già capito? Massima estensione. 4. 3. Incrocia, appoggia il piede e solleva l'altra gamba, schiaccia la testa sul ginocchio. Retromarcia e apro. Allunga e si balza. Pronti a incrociare? Si va! Retromarcia. Sono le ultime due. E adesso quando sei su, fletti la gamba e spingi l'alluce verso la testa. Sali. 4. Non mi fate brutti versi, eh? Incrocio. Estendo e fletto. Stango sull'avampiede. Retromarcia. Dai che l'ultima. Ruota, fletti la gamba e quando sei stabile sali sull'avampiede e retromarcia. Incrociate, portate le mani sotto e scendete giù. Poi riporta le mani dietro il bacino. Vediamo un po' se abbiamo raggiunto qualche traguardo. Prendiamo l'aria.
Tirate la pancina, staccate il braccio sinistro e scendete avanti. E ritorno. Stacca il braccio destro, spingo e scendo avanti. E ritorno. Sono due, sono due. Passa le avanti.
Betta Cinelli, in una lezione che ci ha riportati un po' quando eravamo bambini e facevamo mille spaccate. Bravissime, Elisabetta Cinelli mi ha appena detto che siete bravissime. E anche bravissimi, ce n'erano anche due o tre, Diometti, che si spaccavano. Brave, brave, pensavo che dopo i sei anni non si potessero più fare certe posizioni, invece...